Allora, siamo nella prima parte della mostra che ci illustra alcuni nomi importanti, diciamo, della storia della medicina, diciamo così. Certo, in realtà abbiamo proprio alcuni nomi importanti della storia della medicina italiana, che è quello che abbiamo voluto dedicare per il contributo appunto alla medicina cardiovascolare italiana. Abbiamo Mondino degli Uzzi, che nel 1300 è stato il primo a istituire una vera scuola di anatomia e che quindi ha permesso la produzione di quelli che sono stati i libri sui quali hanno studiato poi i personaggi più importanti e gli anatomisti più importanti italiani. E ricordiamolo, questi anatomisti italiani sono quelli che hanno ispirato poi anche tutti gli altri medici in tutto il resto d'Europa. Abbiamo infatti il nostro Leonardo da Vinci, andando un pochino più avanti, che tra tutti i vari diciamo così, scienziati è senz'altro il più conosciuto e che ha intuito già 500 e più anni fa quelle che sono, diciamo così, delle particolarità anatomiche del cuore, soprattutto sulla valvola mitralica e sulla valvola aortica, che rappresentano oggi, ancora oggi, una grande novità e sono di una grande modernità. Abbiamo poi, passando oltre, il Vesaglio nel 1500, che anche egli è stato, pur essendo nato a Bruxelles, è stato uno degli anatomisti che ha studiato in Italia e che ha praticamente, diciamo pubblicando nel 1543 un'opera fondamentale, ha creato una rivoluzione per quanto riguarda la scienza e lo studio del corpo umano. Così come Maria Lancisi, Maria Lancisi era il medico del Papa nel 1700, praticamente ha attraverso un libro molto importante sulla morte improvvisa, ha dato l'inizio anche egli a una ricerca verso quello che è la patologia del cuore di estrema importanza. Arrivando e rimanendo sempre comunque intorno a quel periodo, abbiamo Girolamo d'Acqua Pendente, che è stato quello che ha fatto il primo trattato sulla chirurgia, e questo trattato della chirurgia comprendeva in parte anche il cuore. I chirurghi però in quell'epoca il cuore non lo toccavano, era un organo intangibile, e conseguentemente dobbiamo arrivare in realtà in epoche più recenti, quindi verso la fine del 600, con Giovanni Battista Morgagni, che praticamente attraverso il suo celebre trattato, che era presente nelle biblioteche di tutti i chirurghi e di tutti i medici fino ancora ai primi del Novecento, De sedibus et causis morborum, Giovanni Battista Morgagni è stato quello che ha messo insieme la problematica anatomo-patologica con la clinica. E non dimentichiamo che la sindrome di Morgagni-Adams-Stokes, che è una patologia conosciuta più o meno da tutti i medici, porta appunto ancora il suo nome, è stato il primo a intuire questa patologia. Venendo in epoche più recenti, per quanto riguarda la nostra, diciamo la nostra branca specifica, la branca cardiochirurgica, è stato Antonio Scarpa che per primo nell'università di Pavia, dove ha insegnato per molti anni, ha descritto e ha diciamo così, con le sue tavole anatomiche ben reso graficamente gli aneurismi, patologie che rappresentano per noi oggi ancora il nostro pane quotidiano. Allora, ci sono alcuni strumenti essenziali che sono rimasti poi nella pratica medica e che tutti i giorni, diciamo, incontrate e usate, tra cui quello che vediamo in questa vetrina. Certo, lo sfigmomanometro di Rivarocci, che noi usiamo quotidianamente per misurare la pressione, è stato ideato da un nostro connazionale, Scipione Rivarocci, che senza scopo di lucro, nella fine dell'Ottocento, ha messo a disposizione della comunità scientifica questo apparecchio. Derivato dalla fisiologia, naturalmente, l'intuizione che stringendo con un bracciale l'arteria e sentendo i rumori che escono
nella fase di deflazione di questo manicotto rappresentava una misurazione indiretta della pressione arteriosa, ha consentito e consente ancora oggi a molti milioni, miliardi di persone in tutto il mondo di poter controllare in maniera non cruenta la pressione. Certamente oltre a Scipione e Rivarocci, in quello stesso periodo ci sono state tante altre menti che hanno permesso lo sviluppo e l'allargamento del sapere intorno al cuore. In particolare non possiamo non citare il primo trattato sul cuore di Antonio Giuseppe Testa, che abbiamo qui in questa bacheca, e vediamo sempre in questa bacheca alcuni di quegli strumenti che venivano usati in quel periodo e che consentivano in qualche modo l'auscultazione. Qualcuno ricorderà ancora questi vecchi fonendoscopi in legno che venivano utilizzati ancora fino a pochi anni fa per l'auscultazione del cuore. Non dobbiamo dimenticare un altro personaggio che mi fa piacere ricordare, che è stato Maestrini. Maestrini è stato un altro personaggio che nell'ambito della cardiologia ha dato un grosso impulso. È quello che tre anni prima di Starling ha formulato la famosa legge del cuore, che viene studiata a fisiologia in tutto il mondo come legge di Starling, ma che noi potremmo dire orgogliosamente che è la legge di Maestrini-Starling, perché è stata formulata, come dicevo, tre anni prima di Starling da questo nostro grande scienziato. E invece più avanti abbiamo degli oggetti... Arriviamo invece ad alcuni oggetti che rappresentano l'inizio, l'epoca pionieristica dell'elettrofisiologia, quindi i primi defibrillatori degli anni 50, e abbiamo i primi studi anche fatti sul cuore. Il cuore, a questo punto siamo nel 1948-1949, è diventato un organo da esplorare, da studiare, da diagnosticare e da poter eventualmente curare. Nel mondo, in America, siamo nel 1946, cominciano i primi interventi palliativi sulle patologie congenite ad opera di Blalock e di Ellen Taussig, e anche in Italia nasce quindi questo impulso a cercare di correggere questi vizi cardiaci. Qui in queste vetrine e in queste bacheche vediamo alcuni strumenti che sono già di qualche anno dopo, come appunto il primo defibrillatore di Bencini, e questo è un defibrillatore a manovella per ovviare i problemi di accumulo di energia e consentire quindi la possibilità di defibrillare i pazienti. Certamente prima di questi però abbiamo altri strumenti, altri interventi che sono stati praticati. In particolare possiamo vedere in questa bacheca che segue i primi interventi cardiaci di comissurotomia, cioè di divulsione della valvola mitralica, che sono stati anche questi tra i primi interventi ad essere eseguiti negli anni 50, nei primissimi anni 50, e che hanno consentito di salvare molte migliaia di pazienti da quella che era l'esito della malattia reumatica. E così pure altri interventi, le prime valvole cardiache, i primi impianti, le prime sostituzioni anche della aorta, i primi interventi sulla coartazione aortica, fino ad arrivare, e abbiamo qui l'apparecchiatura, al primo cuore artificiale italiano. Il primo cuore artificiale italiano è nato negli anni 60 durante una cena fatta, una cena sociale, ed è nato in maniera curiosa, perché praticamente è stato l'incontro di un chirurgo insieme a un ingegnere che produceva delle pompe per tutt'altro scopo, e naturalmente questo incontro ha consentito la nascita, in particolare parliamo di Angelo Actisdato e l'ingegner Bosio, ha consentito la nascita di questa macchina. Questa macchina è una macchina che è stata poi brevettata negli anni 66-67 ed è stata poi impiantata nell'uomo qualche anno dopo a Zurigo da Senning per motivi di tipo burocratico, ma che funzionava perfettamente e che anche l'utilizzo che ne ha fatto Senning in quegli anni ha permesso di avere degli ottimi risultati, il recupero di diversi pazienti.
Allora, in questa vetrina vediamo alcune delle primissime valvole, per esempio quelle realizzate, mi pare, in vetro dai maestri vetrai. Ci sono valvole realizzate in vetro perché era ovviamente il materiale più semplice da poter far modellare secondo le forme che si desiderava, ed era anche quello più compatibile con l'organismo in quel periodo, parliamo della fine degli anni 50. Prototipi naturalmente realizzati a scopo solo sperimentale, non utilizzati sull'uomo, ma che hanno consentito naturalmente un progresso nella ricerca del design, e che successivamente anche con i vari materiali ha permesso poi la realizzazione delle prime protesi cardiache, che saranno fatte solo nei primi anni 60. Invece nella vetrina accanto vediamo i primi pacemaker, se non sbaglio. Sì, bravissima. Questi che vediamo qui sono i primi pacemaker di realizzazione, alcuni sono ovviamente stranieri, ma abbiamo esposto anche il primo pacemaker italiano, il Sorin Pulsicor. Il Sorin Pulsicor, anche qui è una storia molto curiosa, interessante, è nato anch'esso dalla collaborazione sempre tra un cardiochirurgo e un ingegnere. In particolare nei primi anni 60, nel 64-65, di ritorno da un congresso, il professor Actis appunto riportò un pacemaker, di quelli che erano i primi pacemaker costruiti negli Stati Uniti, molto costoso e piuttosto artigianale, se vogliamo. Lo fece vedere all'ingegner custodero, che all'epoca era direttore della Sorin, che doveva affrontare in quel periodo una sorta di riconversione industriale della Sorin, che si occupava di nucleare, verso le biotecnologie, e che trovò quindi nella produzione di un pacemaker italiano, dopo aver smontato quello naturalmente americano e resosi conto che si trattava poi di alcune pile assemblate insieme, ne realizzarono quindi uno completamente italiano, il Sorin Pulsicor, migliorando enormemente il pacemaker precedente e gettando le basi della riconversione industriale della Sorin, che poi divenne Sorin Biomedica. E certamente il problema principale all'epoca era rappresentato dalle batterie, che avevano degli accumulatori che potevano durare pochi mesi. Progressivamente poi si è arrivati ad accumulatori sempre più potenti, con batterie sempre più sofisticate, che durano ormai oggi parecchi anni, senza bisogno di dover essere sostituite continuamente. Invece in quell'angolo c'è un altro oggetto molto interessante. In quest'angolo abbiamo un altro oggetto molto interessante, che è il Cordis Auxilium, in latino significa l'aiuto del cuore, no? L'aiuto del cuore quando il cuore non ce la fa pompare, ed è un esempio di contropulsatore. Il contropulsatore è uno strumento che viene utilizzato in cardiochirurgia, ma non solo, in cardiologia, quando il cuore non riesce a pompare adeguatamente. Allora, un sistema per aiutare il cuore è quello di ridurre le resistenze nel circolo, da un lato, e nello stesso tempo nel migliorare la perfusione attraverso la diastole, nella fase della diastole alle coronarie. Senza entrare troppo nel merito, questo strumento è uno strumento che ha delle caratteristiche estremamente originali, per il fatto che consente un miglioramento della perfusione durante la diastole del cuore senza ricorrere all'ausilio di nessun tipo di corpo estraneo. In quegli anni un palloncino, la biocompatibilità dei materiali eccetera non permetteva la possibilità di poter avere dei buoni risultati o di non avere complicanze, e sicuramente in questo caso col solo utilizzo del sangue si poteva ottenere un miglioramento del flusso a livello cardiaco. Allora, in questo pannello invece che cosa vediamo? In questo pannello abbiamo voluto ovviamente dedicare anche lo spazio che merita al contributo che è stato dato dalla scuola milanese, naturalmente, perché al Niguarda Angelo De Gasperis nella metà degli anni 50, divenuto direttore primario della clinica chirurgica, in particolare della clinica di chirurgia toracica dell'ospedale Niguarda di Milano, ha iniziato la cardiochirurgia anche a Milano, dando degli importantissimi contributi. È stato tra i primi a fare alcuni interventi con ipotermia e arresto di circolo,
la sua scuola, quella di Donatelli, anche ha contribuito con i primi impianti delle protesi cardiache, sempre nei primi anni 60, e questo quindi è una cosa che chiaramente deve essere chiaramente riconosciuta ed è rimasta una scuola molto importante e molto prestigiosa. Lo stesso merita di essere, e abbiamo per questo dedicato anche in questo caso un pannello, menzionato Giancarlo Rastelli. Giancarlo Rastelli rappresenta un pochino lo specializzando di tutto il mondo, se vogliamo. Cioè era un giovane ricercatore che è mancato giovanissimo all'età di 37 anni per una neoplasia del sangue, il quale recatosi negli Stati Uniti da Parma, dalla sua città natale, aveva messo a punto una classificazione, lavorando soprattutto nella chirurgia sperimentale, una classificazione di una patologia, di alcune patologie congenite, ideando e teorizzando un intervento chirurgico che porta ancora oggi il suo nome e che viene ancora oggi utilizzato per correggere questi vizi. Andando oltre, abbiamo qui due belle immagini del professor Dogliotti a sinistra e del professor Angelo De Gasperis della scuola torinese e della scuola naturalmente milanese. Mentre qui dietro c'è questo strumento, questa macchina per l'ipotermia. L'ipotermia, il freddo, rappresenta per noi cardiochirurghi uno strumento di estrema importanza perché consente di fermare il cuore, di fermare la circolazione per dei lassi di tempo più o meno lunghi a seconda del freddo che noi otteniamo nel paziente, di quanto freddo lo facciamo diventare il paziente, e ci consente quindi di poter aprire le cavità cardiache, di poter sostituire o aggiustare dei vizi e correggere dei difetti senza avere dei danni a livello del cervello e a livello degli organi. In questo caso uno dei sistemi che si utilizzavano era il freddo, l'immersione proprio del paziente dentro dei vasconi di ghiaccio. Chiaramente questa cosa diventava piuttosto complicata perché inserire il paziente addormentato nella vasca di ghiaccio, fargli scendere la temperatura, il cuore si arrestava, tirarlo fuori, sterilizzarlo, aprire il torace, cioè era una cosa un pochino complicata dal punto di vista gestionale. Ed ecco allora che è stato inventato questo sistema, una sonda come questa, coassiale, con la punta chiusa naturalmente, all'interno della quale, facendo scorrere del liquido freddo se si voleva raffreddare o caldo se si voleva riscaldare, è inserita dentro il sistema vascolare, cioè passando attraverso una vena periferica, fatto entrare dentro la vena cava. Questa sonda garantiva la possibilità al chirurgo, nel giro di qualche minuto, di raffreddare appunto il paziente e successivamente di poter, fermando la circolazione, aprire le cavità e conseguentemente eseguire l'intervento. Una volta finito l'intervento veniva poi riscaldato e quindi questo ha permesso di poter operare con questa tecnica, la tecnica dell'ipotermia, circa un paio di migliaia di pazienti di cuore in quel periodo, negli anni 62, 63, 64, fino alla fine degli anni 60, grosso modo, quando la circolazione extracorporea rappresentava ancora una procedura con grosse problematiche tecniche e soprattutto con una morbilità per le complicanze che ne potevano derivare piuttosto elevata. Sul fondo della mostra, diciamo, alla fine abbiamo antico e moderno, sì. Passato e presente. Qui siamo arrivati alla fine del nostro percorso di mostra e abbiamo voluto ricreare delle ambientazioni per, così anche da un punto di vista emotivo, far rivivere al visitatore la percezione della sala operatoria, dell'ambiente della sala operatoria che si poteva avere negli anni 50, con delle immagini che scorrono sul fondo, che fanno vedere appunto delle immagini appunto di sala operatoria stessa. Vedete, i macchinari erano ingombranti, voluminosi, quello in fondo è un respiratore, il letto chirurgico era realmente ben scomodo. Certamente anche oggi non è molto comodo stare su un letto chirurgico, però sicuramente all'epoca, diciamo così, il trovarsi su uno di questi letti doveva essere abbastanza impressionante. Vediamo, ci sono diverse macchine, diverse apparecchiature, abbiamo alcune di queste sono appunto pezzi storici, non sono tutti italiani,
come questa Pemco è una macchina americana naturalmente, però dei primi anni 60 ed è una delle prime macchine per circolazione extracorporea. Altri invece sono strumentari dell'industria italiana. Abbiamo voluto cercare, per quanto possibile, di ricostruire il tutto mettendo in evidenza, in risalto, anche le tecnologie italiane. L'Italia, come dicevamo all'inizio della mostra, non è stata seconda a nessuno per molti anni e ancora oggi, se vogliamo, possiamo dire che siamo ancora all'avanguardia. Abbiamo nella sala successiva, infatti, vedete, questa qui è un apparecchio di ultima generazione, e quella che abbiamo voluto ricostruire qui è quella che è la sala del futuro, cioè la sala ibrida, che è la sala operatoria come quella che stanno costruendo adesso al Mauriziano dove lavoro e dove nel nostro dipartimento cardiovascolare avremo a disposizione nella nostra divisione di cardiochirurgia di Casabona, di chirurgia vascolare di Nessi, di cardiologia della dottoressa Conte, avremo a disposizione questa strumentazione, questa tecnologia, che è una tecnologia naturalmente d'avanguardia per consentire al paziente di avere minore traumatismo e migliori risultati in un'azione e in una diciamo, combinazione di equip cardiologica, cardiochirurgica e cardiovascolare, diciamo così, da parte dei chirurghi vascolari. Una domanda: che effetto fa a un cardiochirurgo vedere cosa è stato prima e cosa si può raggiungere oggi? Ma certamente quello che è stato prima molti di noi non lo conoscono o lo conoscono marginalmente. Chi di noi fa il chirurgo praticamente spesso e volentieri conosce solo le cose che vede già fatte e finite e gli sembra scontato che quelle cose esistano. In realtà la consapevolezza anche per un chirurgo attraverso lo studio di quello che è il passato, delle difficoltà che possono aver avuto i nostri padri, i nostri pionieri e anche, diciamo così, dell'ingegno che hanno dovuto mettere per risolvere alcune problematiche, a mio parere è di estrema importanza perché ci permette, ci consente di affrontare le cose sempre con quella fantasia che è abbastanza tipica di noi italiani e che dovrebbe essere sempre recuperata. Molte cose, le valvole di vetro, il pacemaker nato segandone in due un altro, la ricerca, no, della possibilità di risolvere un problema con delle idee a volte semplici, banali, il famoso uovo di Colombo, dovrebbero essere ancora oggi il primum movens di ciascuno di noi che fa questo lavoro per migliorare la propria disciplina e la propria specialità. Grazie e complimenti per questa meravigliosa mostra. Grazie a voi. Grazie.